Salerno, fra le prime 7 realtà italiane dove si sperimenterà questo sistema di lettura a distanza, insomma, dei consumi, in questo caso del gas, dell'acqua, una soluzione che è stata trovata grazie all'Università di Salerno, grazie a questa società spin-off, la società dell'Università di Salerno, con delle soluzioni innovative. Sì, in questo progetto che risponde ad un bando dell'autorità del gas verranno utilizzate anche delle tecnologie proprie della ricerca che si svolge nel nostro Ateneo e che viene poi valorizzata economicamente da queste società, tra le quali Springoff, che è uno degli spin-off dell'Ateneo di Salerno. Tecnicamente come funzionerà? Tecnicamente funzionerà in una modalità che è comune a tutte e 7 le sperimentazioni, cioè verrà installata una rete di dispositivi che sono chiamati concentratori, che verranno distribuiti in alcune zone della città. Renderebbe più semplice ancora la sosta nelle linee blu, perché basterebbe, arrivati nel posto dove si vuole parcheggiare, premere un tastino e poi non bisognerà fare più nulla, perché il dispositivo si aggancerà automaticamente al concentratore, lo stesso che raccoglie i dati dell'acqua e del gas più vicino. Gli altri due invece? Poi c'è un dispositivo analogo che proporremo per l'assistenza dei disabili. Un dispositivo analogo a quello del parcheggio può essere tenuto in casa da persone che hanno bisogno, in condizioni di emergenza, di chiedere aiuto. E questo verrà fatto sempre utilizzando la stessa rete a 169 MHz, alla quale si aggancerà questo dispositivo e l'allarme poi arriverà via SMS a delle persone che sono state indicate proprio dall'anziano o dalla persona che ha bisogno di assistenza. Un terzo servizio poi è quello del monitoraggio dei consumi di energia termica in alcuni dispositivi del comune. Quindi è una serie di servizi che verranno appoggiati sulla stessa rete, e proprio per questo la rete verrà gestita da un operatore terzo. In questo caso si tratta di Business Solution, che è una società che da tempo lavora, società salernitana che da tempo lavora nella fatturazione dei consumi di acqua, di gas, per cui ha un'esperienza consolidata di anni proprio in questo settore specifico. E Business Solution sarà l'azienda che gestirà questa infrastruttura di rete in modo terzo rispetto a tutti i servizi che la utilizzeranno. Quindi garantirà la sicurezza e l'accessibilità dei dati che verranno memorizzati su una banca dati che verrà realizzata proprio grazie a questo progetto, a questa sperimentazione. Antonio Pietro Santo. Grazie. Con questa azienda, con quella lì. Quindi questi qua saranno alimentati da energia solare? Sì, i concentratori.